pronti anche per questa sera in collegamento con il direttore della testata giornalistica Rotigliano Online. Gianni, ci sei? Sì, sì, pronto Nicola. Ciao, saluto i radioascoltatori. Bene, e come al solito siamo pronti per un nuovo momento dedicato all'informazione. Vi ricordo che l'informazione su Radio 103 è attiva per quanto riguarda la nostra zona il martedì ed il giovedì a partire dalle ore 18 e in replica il mercoledì mattina ed il venerdì mattina intorno alle ore 11. E allora Gianni, che cosa succede in questi due giorni? Che cosa è successo dalle nostre parti? Nicola, come al solito ci sono notizie di cronaca politica, di cronaca anche giudiziaria. Però prima di passare alle notizie, diciamo, vere e proprie, vorrei ricordare che in questo preciso momento, anzi dalle 17 di oggi pomeriggio, è in corso il presepe vivente in tutto il centro storico organizzato dal secondo circolo didattico, cioè dalla scuola Aldo Moro. Io spero che sto spavento perché non so se fuori ci sia cattivo tempo e che appunto il tempo lo faccia fare questo presepe vivente, che ritengo sia la prima volta che la scuola faccia questa iniziativa a Natale. Devo dire che insomma noi ci siamo barricati appena siamo arrivati, abbiamo visto un po' nuvolo, però non sappiamo che cosa sta accadendo fuori, perché nella nostra aula bunker non arriva nessuna novità dall'esterno, tranne sui nostri monitor. Insomma, c'è vento. Alle 3 di oggi pomeriggio, tra mezzo, sono uscito e li ho visto insomma, il centro storico pieno di gente, di bambini, di insegnanti, magari anche di genitori che allestivano il presepe vivente. Poi magari più tardi usciremo e vedremo se tutto procede per il meglio. Speriamo che il tempo regga, allora. Speriamo che il tempo regga. Certo. Veniamo alle notizie. Ci sono novità interessanti dall'istruttoria del ricorso elettorale che si è tenuta il terzo giorno di verifica, che si è tenuto ieri 17 dicembre. C'è una novità. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo lasciati su questa notizia che la Commissione avrebbe chiesto al TAR se estendere la verifica non solo alle schede contestate e verbalizzate, ma anche al resto delle schede sia votate che nulle e bianche. Ora il TAR ha dato il consenso a verificare tutte le schede, quindi ieri è stata verificata l'intera sezione, terza sezione, terzo seggio elettorale. Quindi ieri è stata appunto scandagliata il seggio numero 3 e ci sono state alcune schede che hanno suscitato interesse, tre schede credo, questo ho saputo oggi, segnalate verbalmente dai rappresentanti di lista. Sembrerebbe che queste tre schede facciano, queste sono le indiscrezioni, io sul piano ufficiale non c'è ancora nulla, però quello che si diceva sin da ieri in giro era che Romagna avrebbe perso tre voti, tre schede siano state, diciamo, tolte a Romagna. Questa è l'indiscrezione. Poi chiaramente verificheremo alla fine di questo scrutinio ulteriore, insomma, che si sta svolgendo nell'ambito del ricorso elettorale promosso dall'opposizione. Poi ci sarebbero da scrutinare ancora altri 7-8 seggi. La commissione si è aggiornata ieri al 12 gennaio prossimo e vi ricordo che il tutto si dovrebbe chiudere entro il 14 febbraio. Sembrerebbe che insomma non spetti alla commissione che sta facendo l'istruttoria diciamo stabilire le schede sì e le schede no. Praticamente questo è quello che si dice, la Commissione metterà da parte queste schede contestate sulle quali c'è il problema, poi tutto sarà portato all'attenzione del giudice amministrativo e poi sarà il giudice amministrativo
decidere se assegnare o togliere, alla fine puoi dare il giudizio complessivo su questa verifica, sulla base chiaramente dell'istruttore, della relazione che preparerà la dottoressa Rosa Maria Padovano, che è la responsabile degli enti locali della prefettura, che presiede la commissione di verifica. Insomma, Quindi ci sono due ore. un lavoro sicuramente farraginoso che Sì. mette in campo veramente tante forze, tante persone per in effetti valutare e vagliare una di quelle situazioni che a questo punto diventano delicate. Certo, perché tra l'altro il fatto che si sia estesa la verifica a tutte le schede, non solo a quelle verbalizzate, beh, questo, come dire, allarga la possibilità, l'eventualità che quel risicatissimo margine di cui sappiamo, di cui tutti sanno, che ha fatto scansare il ballottaggio a Roberto Romagna il 25 maggio scorso, si riduca fino a consumarsi del tutto. Però è chiaro, staremo a vedere come andrà a finire questa storia. Anche perché, così come dicevamo, quando abbiamo cominciato a parlare di questa storia, di questa situazione, i tempi, forse si allungano sempre di più sotto questo profilo. Però resta fermo un paletto, cioè il 14 febbraio. Tutto dovrebbe chiudersi entro il 14 febbraio, perché sono i 40 giorni prima, credo 20, non mi ricordo, dell'udienza che è stata fissata al 23 marzo prossimo, per cui quello è un termine inderogabile. Entro il 14 dovrebbe essere chiuso tutto, anzi dovrebbe essere consegnata la relazione conclusiva nelle mani del giudice amministrativo. Per cui io so che la Commissione a questo punto, avendo avuto la possibilità di verificare tutte le schede in altri 7-8 seggi ancora, dovrà vedersi un pochino più Più alla spesso e dovrà cremente. andare più veloce, diciamo. Certo. Bene, e insomma, una di quelle cose che seguiremo con molta attenzione, anche perché credo che sia una notizia molto, ma molto importante. Beh, il futuro amministrativo di questa amministrazione dipende dall'esito. Non solo dall'esito di questa verifica, perché questa verifica determinerà sì o no il ballottaggio. Dopodiché sarà l'esito del ballottaggio a stabilire il futuro amministrativo del comune di Lutigliano. Comunque, è una cosa che un po' mi fa sorridere, forse ci fa sorridere, insomma, ritornare a votare non so fra quanto, ma se tutto dovesse Senti, andare io così. diciamo, è probabile che se la cosa dovesse chiudersi con l'udienza del 23 e si riesce anche a chiudere l'eventuale ricorso in appello che uno delle due parti potrebbe fare in caso, appunto, perché l'esito scontenterà uno delle due Beh, parti, insomma, sicuramente e qualcuno lo una delle due farà. parti attiverà il ricorso. Se tutto dovesse chiudersi in tempo utile, è probabile che il secondo turno, è probabile, attenzione, non è una cosa, non sto dicendo una cosa certa, è probabile che si faccia in concomitanza delle Delle regionali, regionali. che Beh, sono certo. a maggio prossimo. Eh sì, si penserà sicuramente a questa data. Va bene, staremo a vedere, seguiremo da vicino tutta questa vicenda che sicuramente per Rutigliano è molto molto importante. Andiamo avanti, Certo, Gianni. poi c'è la cronaca giudiziaria. È stato diffuso ieri un comunicato da parte delle autorità che riguarda la Censum, questa società di riscossione dei tributi che ha gestito la banca dati ICI a Rutigliano per un sacco di anni, per quasi Censum, cioè Euroservice, Eurogest Censum per 17 anni, credo. Ma questa vicenda invece riguarda la gestione dei tributi che la Censum aveva nelle mani a Terlizzi. Non so se vi ricordate, a maggio dell'anno scorso ci furono due arresti domiciliari sia per l'amministratore della Censum che per la dirigente dell'ufficio tributi del comune di Terlizzi, perché per una sorta di mancato rispetto del contratto firmato fra la Censum e quel comune per la gestione e la riscossione dei tributi. Praticamente qualche giorno fa
c'è stato un sequestro dei beni, un sequestro patrimoniale a favore del Comune di Terrizza, a danno invece sia della Censum che della dirigente dell'ufficio dei tributi. Quindi c'è questa evoluzione della vicenda giudiziaria con il sequestro dei beni per addirittura 1.860.000 euro. Io vi leggo l'ultima parte di questo comunicato, che oggi praticamente su tutti i giornali della provincia di Bari. I beni sequestrati in via d'urgenza su disposizione del presidente della sezione giurisdizionale di Bari della Corte dei Conti consistono nel saldo di due conti correnti bancari per la dirigente pubblica del Comune di Terlizzi ed in tre immobili intestati alla Censum SPA, la società di Rutigliano, per un valore complessivo appunto di oltre 1.860.000 euro. Il sequestro conservativo è stato poi confermato con ordinanza depositata alcuni giorni fa dal giudice delegato della stessa sezione giurisdizionale, previa udienza di contraddittorio tra le parti. Il processo seguirà ora il suo normale iter per l'accertamento definitivo delle responsabilità. Quindi c'è questa evoluzione di questa vicenda che si sta ripercuotendo in modo abbastanza grave sul piano anche patrimoniale su questa società che è la Censum, che opera anche a Rutigliano. È un'altra vicenda sicuramente molto delicata che arriva dal passato, ma che oggi, insomma, comincia a mettere i paletti proprio ai frutti della situazione. Poi una notizia importante è quella che viene sul fronte della Lama. Avant'ieri c'è stato la conferenza dei capigruppo, alla quale conferenza è stato invitato il comitato Salviamo Lama San Giorgio, conferenza nella quale il sindaco è venuto a relazionare. Per quello di cui abbiamo parlato quando è stato giovedì scorso, si è ufficializzato in questa conferenza. Io vi ripeto quello che è successo. Praticamente il sindaco sul tavolo tecnico regionale ha ribadito un fatto molto importante, cioè che le trincee drenanti a Casamassima debbano essere definitive, così come lo sono a Gioia del Colle e Putignano, e che non si vada nella Lama con lo scarico dei reflui. Quindi questa cosa è un fatto molto importante per Rutigliano, e in quella conferenza, il 15, cioè avantieri, si è deciso di tenere un consiglio comunale monotematico nella prima settimana di gennaio, consiglio comunale che dovrebbe codificare, ribadire un po' questa posizione del Comune di Rutigliano, critica nei confronti dello sversamento, che accetta quello che sta maturando su quel tavolo tecnico, cioè le trincee drenanti in via definitiva, il recupero in agricoltura, l'affinamento delle acque reflue per la soluzione definitiva del problema. Poi c'è un'altra notizia. Se voi avete notato, qualche giorno fa nel parco urbano, i cui lavori, attenzione, stanno per concludersi, tra qualche giorno l'opera sarà consegnata alla città, quindi al comune di Rutigliano. Qualche giorno fa abbiamo visto mettere l'asfalto e ritoglierlo. Perché? Perché c'è stato un errore di quote da parte della ditta, un errore che ha portato la ditta a riconsiderare quello che aveva fatto, quindi a togliere l'asfalto che aveva messo e a rifarne uno nuovo. Siccome c'è montata la polemica, che dava questo errore come spesa, un aggravio della spesa che sopporteva il comune, in realtà non è così. Il piazzale è stato, quindi la sistemazione del piazzale è stata come dire, una miglioria proposta dalla ditta nell'ambito dello stesso costo dell'appalto, e siccome ha sbagliato, quel costo se lo piange lei. Per cui l'asfalto è stato rifatto, è stato corretto l'errore che aveva commesso la ditta, ma questo avviene nell'ambito del costo, tutto a spese della stessa ditta. Per cui io ho parlato anche con l'appaltatore qualche giorno fa, ho incontrato sul comune di Rutigliano e ho chiesto quando sarà consegnata l'opera. Lui mi ha detto che tra un po', 2 o 3 settimane, l'opera è già nelle mani del comune di Rutigliano.
Pensavamo per Natale, peccato, abbiamo perso un'occasione buona. Va bene, però Natale giù no. di lì, insomma, però voglio dire, tra un po' il Tra un parco po' sarà urbano, questo fruibile. parco, sarà fruibile l'impianto elettrico, funzione, illuminazione funzione, hanno messo delle giostrine. Poi ricordiamo che nel parco urbano il comune ha preventivato la costruzione di questo centro polifunzionale, turistico-culturale, questa sala convegni con teatro, platea, 300 posti a sedere, ma questo succederà con un finanziamento del patto Polis 750 mila euro, ma questo succederà tra un po', insomma, tra qualche mese probabilmente potrà partire la gara Tra d'appalto. un po' e speriamo quanto prima. Tra le altre cose, pensavo di invitare Gianni martedì prossimo il sindaco, visto che siamo a Natale, per fare gli auguri. Ora speriamo, insomma, che lui abbia del tempo da dedicarci. Noi lo inviteremo e quindi non so se tu martedì vorrai essere presente in studio, Va probabilmente bene. sarà più funzionale. Altrimenti Va bene, va ti bene. terremo sempre. Io gli ho chiesto già un'intervista al sindaco su tutta una serie di questioni. Magari lì potremmo fare Facciamo un'anticipazione. una cosa e l'altra, insomma. Facciamo la cosa e Facciamo l'altra. una cosa e l'altra, visto che speriamo di averlo a portata di mano, così possiamo chiedergli anche di tutte queste situazioni. E poi di nodi ce ne siamo fatti già nel corso di queste prime edizioni di 103 Notizie in collaborazione con Rutigliano Online. Allora, Gianni, altro? Altro sì, brevemente, gli appuntamenti, diciamo, quelli cogenti, quelli, diciamo, di questa settimana prenatalizia. Il 20 dicembre, sabato prossimo, c'è questa iniziativa presso la parrocchia San Domenico qui a Rutigliano, Il Natale tra note e parole, un concerto, un coro dell'associazione Odè. Ci sarà appunto questo concerto con la partecipazione della soprano Nadia Di Vittorio. Poi sempre il 20 l'ANSPI, come tutti gli anni, farà il presepe vivente, allestirà anche lei il presepe vivente in collaborazione con la Via Crucis, la Protezione Civile, il Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi Messeni di Rutigliano, e quindi questo presepe vivente questa volta lo fanno. Lo allestiranno nel rione Madonna delle Grazie. E qui c'è un appunto. Cioè, l'altro giorno ci hanno chiamato in redazione camperisti di Brindisi. Ascolta, Nicola, Sì. camperisti di Brindisi che volevano sapere da noi se a Rupigliano ci fosse un'area dedicata a parcheggi per camper, perché loro partiranno con 5 camper da Brindisi per venire a vedere il presepe vivente dell'ANSPI. Questa è una cosa che ci ha sorpreso piacevolmente, ovviamente. È Non una stanno cosa che ci diventando famosi. spiazza, però, è una cosa che ci spiazza. Dico, è una cosa che ci spiazza perché probabilmente non è stato mai pensato ad un'area da destinare ai camperisti, no? Sì, però voglio dire, non è che aree non ce ne sono, cioè non c'è un'area attrezzata, come dire, con Attrezzata, tutti sì. i servizi, però diciamo il parcheggio nuovo che è stato fatto su Via D'Antra, Via Dante e Via Paesiello è adatto, insomma, lì, altro che 5 camper, ce ne vanno anche di più. Io ho detto, guardate, venite, non c'è un parcheggio dedicato, però le aree in cui parcheggiare i camper sicuramente le troverete su Via D'Antra. Troveremo una soluzione, insomma, una Troveremo le buona. soluzioni. Se avete bisogno di informazioni più precise, contattate il comando dei vigili Beh, urbani. sì, è che credo che sia Poi più giusto. il 21 c'è questa escursione nel centro storico, una visita tra i beni architettonici e culturali del centro storico organizzata dall'Archeo Club di Rutigliano, quindi domenica 21 dicembre alle ore 10 c'è questa passeggiata culturale nel centro storico. E poi c'è anche sempre il 21 alle 19:30 Infuochiamo il mondo di pace, una fiaccolata del MASCI, della comunità MASCI di Rutigliano che partirà sempre dalla parrocchia San Domenico. E questi erano in effetti gli appuntamenti che io stavo guardando sul sito Rutigliano Online.
Gianni, ti ringrazio, ci risentiamo okay. martedì per poi per ci vediamo in studio allora ecco, alle 18? Per i dettagli ci vediamo e ci sentiamo, insomma, però okay, l'idea è questa, poi vedremo come svilupparla. Grazie okay. e buon lavoro, direttore. Ciao, ciao. Noi ritorniamo in studio in diretta sempre sulle frequenze di Radio 103, dobbiamo dare linea, credo, alla pubblicità.